Noi in varie iniziative, praticamente dal 2006 con continuità fino ad oggi, abbiamo sempre posto il problema che questa struttura sorgeva in una località non idonea. Tutte le regole che travalicano il buon senso non sono regole per me. Cosa dice il decreto di sequestro? Il decreto di sequestro dice appunto che con riferimento alla normativa ambientale di tutela idrogeologica alcune strutture sono state realizzate in zona a rischio idrogeologico grave e l'intero edificio dell'E-Hotel rappresenta un rischio per la pubblica incolumità da considerare assolutamente non sanabile allo stato attuale e quindi da demolire a norma dell'ex articolo 41 della legge 380 del 2011. Cosa le hanno sequestrato? Questo, ma lo vede qua? Questo, il marciapiede davanti e la cosa rubo. L'albergo no, No. l'albergo quindi sta funzionando Sì, regolarmente. perfettamente. Questa struttura può essere considerata un mostro, un ecomostro? Secondo Legambiente sì, e più volte lo abbiamo segnalato in tal senso, ma non è un giudizio estetico, ovviamente, è un giudizio appunto di compatibilità con le normative. Se per lei questo è deturpare, se quella struttura realizzata qua è un qualcosa che deturpa, è una cosa oggi soggettiva, cioè lei analiticamente guarda, dice per me questa è una cagata, se voi dite che è una cagata, che è una cosa che è squallida, che era meglio quello che c'era prima, allora io sono condivido con voi. I magistrati hanno rendicontato e hanno fino ad oggi preso atto di quello che gli è stato detto. Io posso fare una cazzata. A posto di 8 mesi e 8,50, a posto di... ma è un altro tipo di cose. Io ho fatto bella una cosa che mi sono messo a fare. Ma quello che contestano nel coso è L'occupazione dei suoi demaniali. le misure che non coincidono con Perfettamente. Loro, per come le ha misurate il per tecnico. come le ha misurate il Poi tecnico. magari io le misuro diversamente, e magari lui dice che aveva 2 metri, io magari può arrivare a dire che aveva 20 centimetri. Ma io non ho grembiulini e non ne voglio avere. Se tu però poi al grembiulino, mi sono spiegato, gli dici vai a carezza battaglia, quello non se lo toglie il grembiulino per accarezzare battaglia. Il vero problema. Quindi ha una visione. Vedete chi sta a cucci rompì i palli? Che sta facendo? Tecnica, non esiste nessun rischio. Io qua ci dormo io il primo. Non c'è nessun rischio. Il rischio che si palesa è il rischio idrogeologico. Su una parte che è quella in fondo che non è pertinente all'hotel, cioè non è proprietà dell'albergo, è altra proprietà che è data in locazione all'albergo per utilizzare quello spazio per i banchetti. Punto. Quella è l'area a rischio. Sulle carte, nella realtà non lo è neanche. Può darsi che ho fatto che una torta è lievitata un po' di più, ma era una torta che era della collettività, non era mia. Abbiamo mangiato un po' più tutti, cioè, c'è un qualcosa di più a Reggio. Battaglia non aveva bisogno di questo. Questo è il coso che per me. Perché una cosa è se lei fa per avere un vantaggio. Una cosa è se la fa perché magari si innamora di un'idea e di un entusiasmo e quell'idea poi è della collettività. Io tutto ho fatto tranne che guadagnarci.